È un'associazione questa nata spontaneamente a Padova un anno fa circa, e è nata per l'intuizione di alcuni esperti del settore che hanno inteso riunire in un unico organismo associativo sinergie professionali eterogenee impiegabili proprio nella crisi, nei risanamenti dell'impresa. Alla cultura aziendale si deve affiancare la cultura della crisi. La prima serve per gestire lo sviluppo, la seconda per mantenerlo e per prevenire le situazioni che possono portare l'azienda in serie difficoltà. Sicuramente tra gli obiettivi della nostra associazione il ruolo fondamentale ricopre quello legato alla formazione. Formazione da rivolgere non solo ai nostri associati ma anche alle imprese in genere. Questi momenti formativi si esplicano attraverso l'organizzazione di convegni e seminari che ad oggi sono stati organizzati in svariate città. Ricordiamo il momento importante di novembre del 2008 che è avvenuto a Bologna in occasione di un convegno organizzato con il patrocinio di Confidi Emilia Romagna Servizi e IPSOA. La nostra associazione in pratica ha lo scopo proprio di salvare le aziende prima che sia troppo tardi, prima di portare i libri in tribunale, perché dal tribunale non si è mai risanata nessuna impresa. Uno degli obiettivi principali dell'associazione APRI è proprio quella della formazione dei professionisti per il risanamento imprese e la gestione delle crisi d'impresa. E per questo uno dei progetti che ci siamo prefissati a breve termine e a medio termine è proprio quello del decentramento territoriale dell'associazione. Ad oggi siamo presenti già in molte regioni italiane, io per esempio rappresento come consiglio direttivo il Trentino Alto Adige, a livello di Emilia Romagna, quindi di centro Italia, è capillarmente presente con quasi un terzo degli associati dell'associazione, ma anche in Lombardia e comunque abbiamo richieste già in Sicilia, in Campania, in Puglia, Marche e Abruzzo e anche due già richieste di imprese che chiedono il nostro intervento per un'analisi preventiva dello stato di insolvenza. Oggi c'è la necessità di essere anche tra noi professionisti assieme con le varie professionalità per poter intervenire in tempo, il fattore tempo è un fattore determinante, nell'impresa. Ecco la nascita di APRI. In giapponese la parola crisi è simile alla parola opportunità. È composta da due ideogrammi. Uno di questi ideogrammi significa fase, causa e opportunità. Un momento particolare che sta affrontando proprio l'Italia, ma non solo l'Italia, tutto un contesto internazionale. Due interlocutori ci sono come protagonisti, le imprese e i professionisti. Ecco che è nata APRI, l'associazione di professionisti risanamento imprese, cerca di dare una risposta ad alta qualità, ad alta professionalità a queste necessità e a queste domande che pongono le imprese. APRI è composta da numerosi professionisti e ha un comitato scientifico composto da 4 docenti universitari e promuove numerose attività di convegni, workshop e incontri formativi per i propri associati. Accanto a questo obiettivo di natura formativa, accademica, sicuramente vi è anche quello più di natura operativa che consiste nel riuscire a formare dei team di professionisti che siano in grado di intervenire all'occorrenza in situazioni di risanamento di impresa o di prevenzione, ci si augura, dello stato di crisi. La crisi dunque può essere un'opportunità e anche per i professionisti può essere un'opportunità di fornire alle imprese la nuova professionalità che oggi il mercato richiede. Ecco, APRI sta diventando sempre di più questo contenitore per queste nuove professionalità.